Allora, oggi entriamo nel merito veramente dei giochi cooperativi. Abbiamo visto ieri il modello di contrattazione di Nash, che era un modello di contratto per giochi cooperativi. Però si parlava di un numero scusate, spengo il telefono perché al di là. Allora, era un modello di gioco cooperativo, ma un po' particolare perché c'erano solo due giocatori. E io vi avevo detto all'inizio, proprio all'inizio, che per i giochi cooperativi in generale due giocatori era limitativo. In realtà in questo caso non lo era perché erano giochi cooperativi non a pagamenti laterali. Oggi vi spiego cosa vuol dire. Allora, abbiamo per esempio questo è un gioco cooperativo. Qual è l'assunto perché ci sia cooperazione? È che si possono stipulare accordi e deve esserci la possibilità di far rispettare tali accordi, cioè c'è un'autorità accettata da tutti i componenti. Di questo abbiamo parlato a lungo. Allora, adesso invece vogliamo parlare dei giochi cooperativi a utilità trasferibili e si chiamano anche TU Games, Transferable Utilities Games o giochi a pagamenti laterali. Vi metto tutti e tre i nomi perché li potete trovare in rete con tutte e tre queste diciture, quindi è bene che non facciate confusione. Utilità trasferibili, TU Games, pagamenti laterali è esattamente la stessa cosa. Allora, cambiamo completamente paradigma. Vi ricordate che sia parlando dei giochi non cooperativi, sia parlando del modello di contrattazione di Nash, avevamo supposto che i giocatori avessero le loro utilità che non erano comparabili, cioè ciascun giocatore nel ricevere per esempio una quantità di denaro la valutava secondo i suoi parametri e queste erano le utilità che comparivano nelle caselline dei giochi non cooperativi e che comparivano ieri come utilità dei due giocatori nel modello di contrattazione, cioè l'insieme famoso F era formato dalle coppie di valori di utilità dei due giocatori, che non erano la quantità di denaro in generale. Vi ricordate l'esempio che avevamo visto di, mi pare che fosse, adesso l'ho scritto, domani lo metto in rete con i conti, U con 1 uguale alla quantità di denaro, U con 2 uguale la radice della quantità di denaro, non era la quantità di denaro che compariva nello spazio delle utilità, ma era la funzione di utilità, cioè nel primo caso la quantità di denaro, nel secondo la radice. Ok, qui cambiamo completamente paradigma, cioè supponiamo che ci sia una scala comune di misura per le funzioni di utilità. A cosa ci serve questa scala comune? Ci serve a poterle scambiare le utilità, perché in tutte le situazioni che abbiamo visto finora, i giocatori non potevano neanche nel caso di giochi cooperativi scambiarsi le utilità, perché se la mia utilità è fare del bene a tutti e l'utilità dell'altro è guadagnare il più possibile, non c'è possibilità di fare uno scambio. Mentre invece se l'utilità, per esempio, è uguale per tutti alla quantità di denaro, alla fine la quantità di denaro può essere scambiata. Quindi il nuovo paradigma per i giochi cooperativi a utilità trasferibile, utilità trasferibili vuol dire che le utilità si possono scambiare ed è quindi che c'è una scala comune di misura per le funzioni di utilità, se no non si possono scambiare. Ok. Quindi le possibili coalizioni le coalizioni possono procurarsi una certa utilità e poi in seguito spartirsela come gli piace.
Mentre per i nostri paradigmi precedenti lo spartirsi dell'utilità era una cosa impossibile. Ok, allora vediamo cosa succede nel problema di contrattazione. Nel problema di contrattazione non è un gioco cooperativo a pagamenti laterali. Perché? Se abbiamo un gioco cooperativo a pagamenti laterali, se abbiamo una coppia X segnato e Y segnato che sta in F, cioè abbiamo il primo giocatore prende X segnato denaro e il secondo Y segnato denaro, allora se le possono scambiare, vedete, X segnato più K, Y segnato meno K, come è fatto? È fatto in maniera tale che il secondo giocatore regala K al primo. E lui si trova con K in meno e l'altro con K in più. Quindi quello che è necessario è che, perché è un gioco sia a pagamenti laterali, che se l'insieme F contiene un punto, contiene anche tutti i punti della retta X meno Y segnato uguale X meno X più X segnato. Non ho fatto il disegno, ma cioè l'ho fatto nelle slide di ieri, se vi ricordate quell'esempio in cui c'era, lo faccio vedere adesso, c'era una parabola, no? Allora, c'era una certa parabola e non era vero che, la vedete? Quello di ieri, adesso l'ho ridisegnato. Non era vero che se c'era un punto, anche tutti quelli di quella retta, x più x segnato, x più y uguale a qualche cosa, stavano nell'insieme F, cioè non se li potevano scambiare. È chiaro? Cioè, magari sì, ma nel caso del problema di contrattazione ci possono essere insiemi di contrattazione in cui è chiaro che un punto ci sta, ma non ci sta il punto x meno k, x più k. Ok, il problema dei giochi cooperativi a n giocatori a utilità non trasferibile, NTU Games, è stato studiato, ma richiede tecniche di convergenza di insiemi che a questo punto noi non intendiamo affrontare. Abbiamo affrontato nel caso di due giocatori con il problema della contrattazione di Nash, ma adesso non lo affrontiamo rispetto a problemi con n giocatori. Nel caso di n giocatori ci occupiamo solo degli NTU Games, cioè dei giochi a, scusate, dei TU Games, cioè dei giochi a pagamenti laterali, cioè quelli in cui una certa coalizione di giocatori si può procurare 30, per esempio. E poi all'interno della coalizione possono fare, se sono due per esempio, possono prendere 25 uno e 5 l'altro, 15 a testa, qualunque cosa. Ok? Allora, vediamo un primo esempio. Il gioco dei tre musicisti. Ci sono tre musicisti che si possono esibire. Allora, ci sono dei dati qui. Se il primo musicista si esibisce da solo guadagna 100 euro, il secondo da solo ne guadagna 150, il terzo 200. Il primo e il secondo insieme fanno un duo, guadagnano 400 euro, il secondo e il terzo idem, il primo e il terzo, boh, non lo so, guadagnano solo 300 euro perché magari un flauto e un cantante insieme non sono il massimo del concerto. Ok. Se invece si esibiscono tutti e tre insieme, guadagnano molto di più, 600 euro. Allora, sembra abbastanza ragionevole che convenga esibirsi tutto insieme. Però la domanda è, ok, ci esibiamo tutti insieme, però poi dobbiamo spartirci di questi 600 euro. Come ce li spartiamo? Chiaramente è più conveniente perché il primo da solo ne guadagna 100, il secondo 250 fa 250, più 200 fa 450, quindi tutti insieme guadagnano 600 euro.
Uno potrebbe dire guadagniamo 150 euro in più e ce li spartiamo. Quindi il primo ne prenderebbe 150, il secondo 200 e il terzo 250, giusto? Secondo voi, il primo 150, il secondo 250 e il terzo 250 è una suddivisione ragionevole? Cioè suddividersi il surplus in maniera uguale tra i tre, tizi. Qualcuno cosa dice? Dunque, è meglio per il terzo, cosa vuol dire? Che prima non ha vantaggio. Non ho capito cosa vuol dire. È meglio per il terzo che prima non ha vantaggio? Non l'ho capito. No, invece qualcuno dice al primo converrebbe esibirsi solo con il secondo. Perché 1 e 2 guadagnano 400 euro, ok? Quindi 400 euro invece in quel modo lì. In quel modo lì il primo ne guadagna 150 e il secondo 200, quindi insieme ne guadagnano 350. Cioè se loro due si mettono da soli, il primo e il secondo, guadagnano 400 euro. Mentre se stanno insieme anche col terzo, ne guadagnano solo 350 se facciamo quella suddivisione lì del budget, no? Non ho capito. Se si dividessero i 600, lui guadagnerebbe 200. Se se li dividessero equamente, ma noi abbiamo detto dividono equamente il surplus, ovviamente, no? Non è che prendono 600 euro e fanno 200 a testa. L'idea è che ciascuno dei due da solo guadagnerebbe una cosa e se si mettono insieme e guadagnano di più, il surplus viene diviso equamente. Quindi il primo guadagna 150, il secondo 200, il terzo 250. E quindi mi sembra che l'obiezione di Silvia è quella più ragionevole perché dice, va bene, allora sembra equa questa suddivisione del surplus, però resta il fatto che il primo e il secondo dicono, vabbè, ma perché noi insieme dobbiamo prendere solo 350 mentre potremmo prendere 400 se ci stacchiamo e andiamo solo noi due? Cosa dite? Agli altri gli dovrebbe andare bene, no? Perché il secondo e il terzo cosa prendono? 200, prendono di più di quello che prenderebbero da soli e anche il primo e il terzo prenderebbero 400 invece di 300. Ma il primo e il secondo non sono contenti, no? Non sono contenti di questa spartizione perché loro potrebbero avere di più dicendo andiamo solo noi due a suonare. Questo cosa significa? E significa che in qualche modo non sono solo quello che guadagnano ciascuno personalmente, da solo, ma anche quello che guadagnano le coalizioni intermedie che ha un peso nella suddivisione. Non possiamo fare una suddivisione così semplicemente perché non è stabile. Il primo e il secondo potrebbero dire no. Qualcuno avete capito o nessuno protesta? Allora, l'idea è questa. Dovremo trovare dei concetti di soluzione che tengano conto in qualche modo non solo della forza dei singoli, ma anche della forza delle coalizioni. Va bene, questo è quello
quello che dicevamo prima. Va bene. Allora, vediamo l'assunto. Esiste questo bene che si chiama denaro, che ha queste due proprietà, può essere trasferito, è possibile fissare una scala comune e anche i giocatori hanno la possibilità di buttare via, se necessario, una certa quantità di bene. Questo l'abbiamo sempre ammesso, poi magari non lo fanno, però l'abbiamo sempre ammesso. Allora diamo la definizione di gioco cooperativo a utilità trasferibile. Cos'è? Vediamo se. Vediamo qua perché sennò. Ok. Allora, abbiamo un insieme di giocatori che sono N, 1, 2N. Poi abbiamo PDN, che è l'insieme dei sottoinsiemi di N, che sono le coalizioni. Cioè, se abbiamo N giocatori, ogni sottoinsieme si può in qualche modo coalizzare e rappresenta quello che chiameremo la coalizione. Ok? Va bene. Poi abbiamo una funzione da PDN in R, che vabbè, questa è un'ipotesi tecnica, soddisfa la proprietà che V del vuoto uguale a 0. Chi sono quelle funzioni nel caso del gioco dei musicisti? Allora, chi è intanto PDN nel caso in cui i giocatori siano solo tre? Allora, c'è il vuoto, c'è la coalizione che contengono uno solo elemento, 1, 2, 3, poi ci sono le coalizioni 1, 2, la coalizione 1, 3, la coalizione 2, 3 e poi c'è la coalizione totale N. Quindi N è l'insieme dei giocatori. Ogni sottoinsieme di N si può garantire una somma che chiamiamo V di S e se S è uguale a 0, V di S è uguale a 0. Se S è uguale al vuoto, V di S è uguale a 0. Ok. Nel caso del gioco dei tre musicisti, com'è che lo formalizziamo? Allora, N è formato dai 3, 1, 2, 3. V del vuoto è uguale a 0, non ho scritto V di 1, V di 2, V di 3. V di 1 cos'era? 100. V di 2 era 200 e 300, mi sembra. Poi c'è V di 1, 2 uguale V di 2, 3 che era 400, V di 1, 3 che era 300, perché 1 e 3 esibendosi insieme guadagnavano 300, 1 e 2, 3, 400 e V di 1, 2, 3 era 600. Questa era la formalizzazione, a parte che mi sono dimenticata di scrivere i valori dei singoli. Del gioco dei musicisti. Allora, qui ho scritto in maniera corretta V della coalizione 1-2, no? La coalizione 1-2 è un insieme, quindi sta tra parentesi graffa e il valore prende due parentesi rotonde. Però qui, se andiamo avanti a scrivere parentesi graffe rotonde, non ce la caviamo più. Allora, una convenzione che si fa in questo caso è che le parentesi graffe a volte non si scrivono, cioè si scrive invece di V di 1, 2 tra parentesi graffe, si scrive V di 1, 2. E bisogna stare attenti perché in matematica 1, 2 tra parentesi rotonde di solito significa la coppia ordinata in cui il primo elemento è 1 e il secondo è 2. Ma qui c'è un abuso di notazione per cui siccome tutti sanno che qui non è la coppia ordinata, non si scrive la graffa. Purtroppo sta così, ma è una questione di comodità. Ok, allora facciamo qualche altro esempio. Il gioco di maggioranza. Gli esempi che farò saranno quasi tutti con tre giocatori perché come nel caso dei, vabbè, a parte qualche esempio concreto, ma come nel caso dei giochi non cooperativi, due giocatori era sufficiente, poi il resto era solo complicazioni tecniche. Nel gioco nei giochi cooperativi a pagamenti laterali, tre giocatori è sufficiente per rendersi conto dei problemi. Poi è chiaro che se ne abbiamo 50 dovremo ragionare su 50, però il tipo di problema è quello. Allora, cos'è il gioco di maggioranza? Siamo in tre e per far passare la mozione ci vuole la maggioranza semplice, cioè ciascuno prende 0,
La storiella sarebbe: siamo al bordo di un fiume, ciascuno dei giocatori possiede un pezzo di legno che non riesce a coprire tutta la lunghezza del fiume, però un po' più della metà. Dall'altra parte del fiume c'è un tesoro che diciamo vale uno. Allora, il giocatore 1 e il giocatore 2 possono legare insieme le loro assi e passare dall'altra parte del fiume e procurarsi il tesoro, esattamente come il giocatore 1-3, come il giocatore 2-3, come se si mettono tutti insieme, cioè hanno ancora l'asse ancora più lunga, ma dall'altra parte possono andare. Allora, cosa vuol dire questo gioco? Beh, abbiamo delle coalizioni intermedie che valgono quanto la coalizione totale e i singoli non possono procurarsi niente. Vedremo poi, cercando di analizzare le soluzioni, ma è intuitivo che questa è una situazione particolarmente instabile. Perché? Perché uno e due possono mettersi d'accordo e dire: ok, noi attraversiamo il fiume, lasciamo perdere tre e poi facciamo metà per uno del tesoro. Però il giocatore 3, a quel punto che è escluso, può andare da uno e dirgli: senti, se vieni con me, io mi accontento di un po' di meno, di mezzo. E quindi il giocatore 1 potrebbe essere interessato a mettersi d'accordo con 3. Ma a quel punto il giocatore 2 potrebbe intervenire e dire al giocatore 3: ma io ti offro un po' di più, per esempio. E quindi non c'è una grande stabilità. Però vedremo poi, quando analizzeremo le soluzioni, come possiamo barcamenarci su una situazione del genere. Secondo gioco, il gioco dei guanti. Questo gioco è particolarmente interessante per il passaggio dall'economia classica all'economia neoclassica. Vedremo perché. Allora, abbiamo un insieme di giocatori che è partizionato in due sottoinsiemi, left, i giocatori che possiedono esattamente un guanto sinistro, e right, i giocatori che possiedono esattamente un guanto destro ciascuno. Allora, l'insieme dei giocatori è formato da L unito R e nessuno possiede sia guanto destro che sinistro. Quanto vale il valore di una coalizione? Beh, se prendiamo una coalizione, cioè un sottoinsieme di quell'insieme lì, cosa dobbiamo contare? Il numero di paia di guanti che riescono a formare. Cioè, per esempio, se ci sono 5 giocatori col guanto sinistro e 3 col guanto destro, formeranno 3 paia di guanti e così via. Per esempio, se abbiamo un elemento con il guanto sinistro e due con il guanto destro, abbiamo V di n uguale 1 e anche V di 1, 2 uguale 1, V di 1, 3 uguale 1. 2 e 3 invece hanno una coalizione che 2 e 3 sono quelli con il guanto destro, se formano una coalizione si procurano 0 perché non c'è un paio di guanti, ci sono due guanti destri, no? Quindi non riescono a vendere la loro coppia di guanti perché nessuno ha due mani destre, almeno. Ok. Questo è un altro gioco, no? Abbiamo formalizzato V di n uguale 1, V di 1, 2 uguale 1, V di 1, 3 uguale 1, V di 2, 3 uguale a 0, V di ciascuno uguale a 0. Adesso do qualche definizione perché prima di dare un concetto di soluzione ho bisogno di qualche definizione. Allora, dobbiamo dire che cos'è un gioco superadditivo. Un gioco superadditivo è un gioco che soddisfa la proprietà che se metto insieme due coalizioni, queste si procurano almeno quello che si procurerebbero separate. Questo traduce l'idea che l'unione fa la forza, cioè due coalizioni insieme si procurano un po' di più di quello che si procurerebbero se stessero separate.
Gli esempi che abbiamo visto prima sono tutti così, no? Sia nel caso dei musicisti, sia nel caso dei guanti e anche del gioco di maggioranza. È ovvio che sempre nei giochi succede quello. Beh, sono la maggioranza sicuramente dei giochi, però non c'è niente di male nel pensare che le due coalizioni ST portino degli interessi contrastanti, si mettano a litigare e insieme combinino ancora meno. Supponete i tre musicisti, uno di questi qui non va d'accordo con uno, non va d'accordo con due, e allora cosa succede? Che se si mettono a suonare insieme è peggio che se vanno ciascuno dei due per conto suo, perché si mettono a suonare, uno suona, l'altro non gli va dietro, fanno un disastro, eccetera, eccetera. Non può succedere che una coalizione possa procurarsi di meno di quello che si procurano gli elementi della coalizione separati, oppure due coalizioni separate. Ok, quindi questi sono i giochi superadditivi. Perché siamo interessati ai giochi superadditivi? Perché se il gioco non è superadditivo, non è ragionevole pensare che si forma la grande coalizione, cioè se i giochi sono superadditivi è ragionevole pensare che i giocatori si metteranno a giocare tutti insieme, perché è conveniente coalizzarsi se coalizzandosi si guadagna di più, se coalizzandoci si perde non è pensabile che la gente si coalizzi. Quindi noi adesso ci occuperemo dei giochi superadditivi perché sono quelli in cui è sensato pensare alla grande coalizione, che si mettano tutti d'accordo. Però il problema, torniamo al gioco dei musicisti, è che ammesso che si mettano d'accordo, l'accordo deve prevedere come si spartiscono i guadagni tra i giocatori. Oppure ci sono anche i giochi di costi, no? Invece di essere guadagni potremmo avere dei costi e doverceli spartire in un condominio, per esempio. Come spartiamo i costi dell'acqua, per esempio, come spartiamo i costi dell'uso di una fotocopiatrice in un ufficio, eccetera, eccetera. Ok. Allora, il problema è chiaro. Abbiamo un gioco cooperativo a pagamenti laterali. Supponiamo che sia superadditivo, cioè che in qualche modo sia conveniente che si formi la grande coalizione. E adesso ci poniamo il problema di come dividere il guadagno tra tutti i tizi che appartengono alla grande coalizione. Dunque, nei giochi cooperativi ci sono una miriade di concetti di soluzione. Perché i giochi cooperativi possono venire da contesti ben diversi. Già ne abbiamo già in qualche modo l'ho accennato quando giocavo, parlavo del gioco di maggioranza semplice. Prima ho detto possono far passare una mozione, no? C'è la maggioranza semplice che può far passare una mozione. Poi ho detto gli stessi numeri valgono se c'è un tesoro dall'altra parte del fiume e i tizi possono attraversare il fiume solo a coppie. Beh, è chiaro che i due contesti sono molto diversi e quindi magari i concetti di soluzione che possiamo applicare alla prima situazione e alla seconda potrebbero essere diversi. Per questo nel caso dei giochi cooperativi ci sono molti concetti di soluzione. Noi ci occuperemo solo di due concetti di soluzione, che sono quelli anche più noti, che sono il nucleo e il valore Shapley. Oggi ci focalizzeremo sul nucleo. Allora, vediamo cos'è un'imputazione. Allora, supponiamo di avere un gioco a pagamenti laterali e un'n-pla di numeri x1, x con n. x1, x con n in qualche modo rappresentano, vedete, il numero n piccolo è il numero degli elementi dell'insieme. N piccolo è il numero degli elementi di n grande. Cosa verrà a rappresentare alla fine x con 1 x con n? Verrà a rappresentare
quello che prende x con 1 sarà quello che prende x con 1, x con n sarà quello che prende, x con, che prende n. Cioè i nostri n giocatori prenderanno il primo x con 1, il secondo x con 2 e l'ultimo x con n. Un qualunque elemento si dice allocazione. Cioè, comunque prendiamo una n-upla, quella si dice allocazione. Però, chiaramente, se il valore della grande coalizione è 3, una allocazione che dà 5 a tutti non è molto ragionevole, perché la somma è più grossa di 3 e noi abbiamo 3 a disposizione. Quindi vogliamo cercare le allocazioni che verificano la proprietà che la loro somma è V di N, cioè è il valore di la somma di quello che viene dato è il valore della coalizione totale, cioè è una spartizione del guadagno che si prende stando tutti insieme. Ce ne sono tante, ovviamente. Tra queste ci sono quelle che danno tutto al primo, tutto al secondo, oppure che dividono equamente. Insomma, ce ne sono tante. Come scegliere? Vedremo. Invece, sicuramente una condizione che dovranno soddisfare queste preimputazioni sarà il fatto che ciascuno prende almeno V di I. Cos'è V di I? Ricordate, V di I era il valore della coalizione che conteneva solo I. Cioè, nella nostra interpretazione, V di I era quello che si poteva, il giocatore I si poteva procurare giocando da solo, giusto? E quindi nessuno, questo fatto che chiediamo che una preimputazione, che un'imputazione soddisfi anche al fatto che a ciascuno viene dato un po' di più o lo stesso di quello che prenderebbe stando da solo, sembra molto ragionevole, no? Nella divisione dei guadagni tra i tre musicisti non potevamo pensare di dare al primo musicista meno di 100 perché lui da solo prendeva di più. Quindi le imputazioni sono le allocazioni che verificano che la somma è uguale al valore e che ciascuno prende di più di quello che prenderebbe da solo. Questo somma degli xi uguale a v di n lo potete spezzare con somma degli xi minore uguale di v di n, che è una condizione di fattibilità, se è più grosso non si può, e somma degli xi maggiore uguale di v di n, che è una condizione di efficienza, cioè non vogliamo buttare via niente. Ok, allora abbiamo a disposizione le imputazioni. Allora, una preimputazione o un'imputazione di V di N. Un'imputazione è una suddivisione di V di N che soddisfa la proprietà che ciascuno prende di più di quello che prenderebbe da solo. E questa è la condizione di, chiamiamola, razionalità individuale, perché ciascuno razionalmente non accetterà mai una suddivisione che gli dà di meno di quello che lui può procurarsi da solo. Allora, la prima idea di soluzione è questa. D'accordo? Allora, abbiamo una condizione di razionalità individuale. Perché non poniamo delle condizioni di razionalità intermedia? Cioè, anche ogni coalizione si vuole procurare di più di quello che si procurerebbe da sola, che è quello che chiedevamo per il gioco dei musicisti. Questa è la condizione, cioè la somma degli xi quando xi appartiene ad s deve essere maggiore o uguale di v di s, dove s è una qualunque coalizione. Cioè per ogni coalizione s deve succedere che la somma di quello che prendono i giocatori nella coalizione è maggiore o uguale di quello che prenderebbero, che prenderebbe la coalizione se si staccasse. E dunque la coalizione non ha interesse a staccarsi. Se vi ricordate, nel gioco dei musicisti, quella suddivisione di V di N, che era 600,
che dava a tutti la stessa quantità di surplus, non veniva accettata dalla coalizione, non mi ricordo quale, perché la stessa coalizione da sola prendeva di più di quello che gli dava, cioè non soddisfaceva questa condizione. La somma per i appartenenti ad S di quella coalizione degli sconì era più piccola di V di S, cioè di quello che la coalizione poteva procurarsi da sola. Queste condizioni, insieme a quelle di prima, ci danno la definizione di nucleo. Il nucleo di un gioco cooperativo a pagamenti laterali è l'insieme di tutte le allocazioni che soddisfano le proprietà che somme per i appartenenti ad S degli sconii maggiore o uguale di S, maggiore o uguale di VS per ogni S, e poi minore o uguale di VDN. Qui non metto l'uguale perché, siccome qui ho scritto per ogni S, anche la somma per i appartenenti ad N degli sconii deve essere maggiore o uguale di VDN. Questa è la definizione di nucleo. Il nucleo è un insieme di allocazioni, cioè N nuclei di Rn, la cui somma fa V di N, che resistono a tentazioni del tipo: io mi sta un certo sottoinsieme si stacca dalla coalizione, non accetta la suddivisione perché staccandosi prende di più. Tutti i V di S devono essere minori o uguali di quello che prende ciascuno, che prenderebbero da soli. Mi fermo un attimo, un po' perché non ho voce e un po' perché voglio capire se avete capito la definizione di nucleo. Aiuto. Ditemi qualcosa. Niente. Va bene. Allora mi tocca andare avanti. Va bene, adesso facciamo, boh, questo non mi piace, lo leggete voi. Vediamo invece il nucleo del gioco di maggioranza, per fare un po' di esempi. Il gioco di maggioranza ha il nucleo vuoto ed è superadditivo. Vediamo come mai. Allora, intanto, le imputazioni sono x1, x2, x3 con x1 più x2 più x3 uguale a 1, no? E poi cosa vogliamo? Che tutti gli x con i siano maggiori o uguali di 0, no? Perché ciascuno si procura 0 meno di 0 e possiamo portare via. Ok, questa è la razionalità individuale. E poi vogliamo che le coalizioni si procurino di più di quello che si procurerebbero da soli. Quindi qui le ho scritte: x con 1 più x con 2 deve essere maggiore o uguale di v di 1, 2, che vale 1, x con 1 più x con 3 maggiore o uguale di v di 1, 3, che vale 1, x con 2 più x con 3 maggiore o uguale di v di 2, 3, che vale 1. Sommando membro a membro queste disuguaglianze, cosa troviamo? x1 più x2 più x1 più x3 più x2 più x3 uguale a 3. Questo è 2 volte x1 più x2 più x3, deve essere maggiore o uguale di 3. Ma x1 più x2 più x3 vale 1, quindi qui troviamo 2 maggiore o uguale di 3, e questo è assurdo. Quindi questo dice che non c'è nessun elemento che soddisfa tutte le condizioni del nucleo. Quindi, primo problema. Raise the hand. Cosa fece? Ok. Vediamo. Ho qualche dubbio sulla sommatoria, quella con S. Allora, sommi tutte le quantità x con i che sono dati a elementi di S. Somma per i appartenenti ad S degli sconi vuol dire, per esempio, se prendiamo la coalizione 1, 2, vuol dire x con 1 più x con 2 maggiore o uguale di v di 1, 2. 1, 3, x con 1 più x con 3 maggiore o uguale di v di 1, 3. È praticamente come l'interpretazione. Ah, l'interpretazione vuol dire che i tizi devono prendersi almeno, vediamo nel caso
del gioco dei musicisti. Adesso io non mi ricordo i valori, andiamo a riprenderlo. Eccolo qua. Qui cosa vogliamo? Se diamo qualcosa, qual era la coalizione che non ci stava? Mi sembrava che fosse 1-2. Se diamo a 1 150 e a 2 250, iscon 1 più iscon 2 è uguale a 350, mentre vidi 1 2 vale 400. Questo non ci piace perché 1, 2 potrebbero dire se noi non ci accordiamo con gli altri, con l'altro, noi potremmo prendere 400. Invece questa suddivisione, iscon 1, iscon 2, iscon 3 che avevamo proposto, a noi dà solo 350. Quindi la condizione iscon 1 più iscon 2 maggiore o uguale di vidi 1, 2 dice dobbiamo dare ad ogni coalizione, cioè ad ogni elemento della coalizione, qualcosa tale che la somma di questi qualcosa sia di più di quello che loro potrebbero procurarsi da sola. L'interpretazione è che se gli diamo di meno, loro hanno interesse a non partecipare alla grande coalizione. Ok? Allora, torniamo al nostro esempio. Il nostro esempio dice che il nucleo no, grazie a voi che mi fate domande, almeno mi sembra di avere davanti qualcuno. Allora, il nucleo del gioco di maggioranza sembra essere vuoto, è vuoto. Questo è un primo problema del nucleo. Come facciamo a trovare una... Cioè, a volte il nucleo è vuoto. E questo è abbastanza seccante, perché noi vogliamo una soluzione, non avremo mai un teorema di esistenza, anche per giochi superadditivi. Ci sono teoremi di esistenza che io non denuncerò, però hanno delle ipotesi molto più pesanti di quelle che sembrano molto ragionevoli per un gioco di quelli che ci troviamo tutti i giorni. Adesso vediamo il nucleo del gioco dei guanti. Ok? Allora, vediamolo nel caso, voi potete farlo anche con tanti guanti, però io l'ho fatto solo nel caso con tre guanti. Uno sinistro che ho chiamato L1 e due destri che ho chiamato R2-R3. Allora, come è fatto il nucleo? Io vi dico che 1-0-0 sta nel nucleo. Non l'ho verificato perché sembra abbastanza facile, no? Perché cosa ho bisogno? Chi sono le coalizioni che valgono 1? Sono la coalizione 1-2, la coalizione 1-3 e la coalizione 1-2-3. La coalizione 1-2 da sola cosa si può procurare? 1, perché forma un guanto, quindi 1 più 0 è maggiore o uguale di 1. E lo stesso la coalizione 1-3 che può procurarsi un guanto, 1 più 0 è maggiore o uguale di 1. 2-3 non può procurarsi niente e quindi B di 2-3 è 0 e quindi quindi 0 più 0 è maggiore o uguale di 2, 3. Quindi 1, 0, 0 sta nel nucleo. Poi verificate, vabbè, VDI è maggiore o uguale di 0 e la somma dei VDI fa 1. Quindi la suddivisione, cioè diciamo nel nucleo ci sta almeno 1, 0, 0. D'accordo? 1, 0, 0. Verificare che qualcosa sta nel nucleo è facile. Basta verificare che soddisfa le condizioni per stare nel nucleo. Adesso vediamo però che è l'unico elemento del nucleo. Come lo vediamo? Allora, se x1, x2, x3 sta nel nucleo, la somma deve fare 1. E poi deve essere anche x1 più x2 maggiore 1, maggiore o uguale 1, e x1 più x3 maggiore o uguale di 1. Quindi, se sommiamo quelle robe lì, viene 2x1 più x2 più x3 maggiore o uguale di 1. Ma siccome x1 più x2 più x3 fa 1, iscon 1 deve essere maggiore o uguale di 1, il che vuol dire che siccome non può essere maggiore di 1 perché la somma deve fare 1, vuol dire che iscon 1 deve essere necessariamente 1. Sono tutti positivi e la somma deve fare 1, quindi iscon 1 è esattamente 1. Qui ho disegnato il nucleo, questo pallone grosso. Guardiamo questo disegno un attimo perché ci sarà utile in seguito.
Allora, come ho fatto a disegnare il nucleo? Allora, i giocatori sono tre, quindi se vogliamo disegnare le allocazioni siamo nello spazio. Però, siccome escono 1 più escono 2 più escono 3 fa 1, nello spazio abbiamo un triangolo, no? Diciamo, escono 1 più escono 3 più escono 2 più escono 3 uguale 1 è un piano, d'accordo? È un piano. Che taglia i tre assi nel punto 100 01 0001, no? Immaginate nello spazio le tre coordinate x, y, z, il piano x più y più z uguale a 1 passa per il punto 100 01 0001. Ma non ci interessano le cose che vanno fuori dal primo ottante, perché vogliamo che tutti siano positivi. Quindi di fatto ci riconduciamo a questo triangolo tagliato nel primo ottante da quei tre segmenti. Ritorna il disegno. Il disegno è fatto in tre dimensioni, ma di fatto è in due. Perché? Perché è vero che siamo in tre dimensioni, ma la condizione x1 più x2 più x3 uguale 1 ci fa schiacciare sul piano x1 più x2 più x3 uguale 1. Quello che sta fuori di lì non ci interessa. È chiaro? È chiaro il disegno? Speriamo di sì, perché poi le faremo altri. Allora, chi è x1 più x3 maggiore o uguale di 1? Beh, è questo, perché x1 più x3 maggiore o uguale di 1 è x1 più x3 uguale a 1, perché maggiore o uguale non può essere. E quindi è questo segmento. Chi è x1 più x2 maggiore o uguale di 1? È questo. Quindi se vogliamo che valgano entrambe queste disequazioni, ci mettiamo sia su questo segmento che su questo e quindi siamo esattamente in questo punto grosso qui, che è il nucleo di questo gioco. Cosa succede? Beh, qui siamo in una situazione in un certo senso abbastanza simpatica, perché non solo il nucleo non è vuoto, ma contiene un solo elemento. Però ugualmente è una situazione un po' estrema, no? Allora, perché vi ho detto che era interessante questo esempio? Perché è il passaggio dall'economia classica a quella neoclassica, cioè a quella in cui il valore ha a che fare con la scarsità del bene. Allora, se guardate qui, i guanti sinistri sono il bene scarso, perché di guanto sinistro ce n'è una solo. E di guanti destri ce ne sono due. Allora, è vero che per fabbricare un guanto sinistro ci vuole più o meno la stessa quantità di lavoro di materia prima, di plusvalore, se volete, che occorre per fabbricare un guanto destro. Ma è anche vero che quando lo portiamo sul mercato, il guanto sinistro da solo non vale niente. Il guanto destro da solo non vale niente, insieme valgono un paio di guanti, mentre due guanti destri che per essere costruiti hanno richiesto la stessa materia prima, la stessa manodopera che costruire un guanto destro e uno sinistro, però insieme sul mercato non valgono niente. Diciamo, questa suddivisione data dal nucleo, cioè l'idea di questo tipo di soluzione è che si forma la grande coalizione, si vende la coppia di guanti, una delle due coppie di guanti, e il guadagno va tutto a chi possiede il guanto sinistro, cioè all'allocazione, sì, diciamo al bene più scarso. È una soluzione assolutamente estrema, eh? Non è. Cioè, non si riesce a capire bene perché, chiaramente, il motivo è che qui abbiamo messo le disuguaglianze deboli e non strette, no? Se mettessimo delle disuguaglianze strette, il nucleo sarebbe vuoto. Però, diciamo, lasciando queste condizioni in questo modo, sembra un po' irragionevole che tutto vada al primo giocatore, quello che ha il bene più scarso.
Ma sembra assolutamente ragionevole che lui prenda di più degli altri, nel senso che lui ha più forza contrattuale. Quindi la suddivisione qui tiene conto non solo del valore intrinseco del bene, ma della forza contrattuale di chi possiede quel bene. E questa è la base dell'economia neoclassica. Vedremo che in altri concetti di soluzione non è così estremo, però questo ci dà un'idea di come possa cambiare il modo di vedere le cose se teniamo conto della forza contrattuale delle coalizioni. Ok, questo è stato un esempio abbastanza significativo. Andiamo avanti e vediamo il nucleo del gioco dei musicisti. Io qui ho fotografato, infatti vedete che è orrenda. Il disegno che così è orrendo, ma un po' più bello dei miei, il disegno che c'è nel libro di Patrone, Decisori Razionali Interagenti. Ma in questo modo ho trovato, facendo esattamente come nel caso dei guanti, cioè 600 000 600 000 600, che stanno questo sull'asse X, questo sull'asse Y, questo sull'asse Z, li ho messi su un piano perché tanto fuori da quel piano non mi interessa, io considero solo la somma delle allocazioni, cioè tutte le divisioni che danno come somma 600 e che sono tutte positive, quindi stanno all'interno di quel triangolo. Dopodiché ho disegnato le condizioni che danno le varie condizioni, cioè escono 1 maggiore o uguale di 100, escono 2 maggiore o uguale di 150, escono 3 maggiore o uguale di 200, mi sembra, o 300, boh. No, vabbè, non li leggo tanto bene, però se allargate poi nelle slide la figura le vedete, e poi le altre. E alla fine il nucleo è adesso. Magari lo guardiamo la prossima volta, perché adesso mettersi qui a controllatelo, ma il nucleo viene fuori l'intersezione di tutte queste cose ed è questo segmentino qui. Quindi il nucleo questa volta contiene infiniti elementi. Ci sono molte suddivisioni che verranno accettate. Quale? Boh, su questo si può discutere, ok? Però questo è il nucleo, cioè diciamo, il nucleo è qualcosa che se non è vuoto dice fuori di lì abbiamo qualcosa di instabile. Poi all'interno come scegliere? Il nucleo non lo dice. Vi faccio un esempio di un gioco inventato così possiamo fare i conti un po' più facili. Allora, qui abbiamo un gioco in cui i valori dei singoli è 0, lì di 1, 2 è 1, le altre coppie valgono 3 e 1, 2, 3 prendono 5. Allora, se lo vogliamo disegnare nello spazio, abbiamo i punti 5, 0, 0 che corrisponde al fatto che diamo tutto al primo, prendiamoci 0, 5, 0 che corrisponde al fatto che diamo tutto al secondo e 0, 0, 5 che corrisponde al fatto che diamo tutto al terzo. Questo triangolo rappresenta le imputazioni. Perché? La somma fa 5 lì dentro, il piano è x1 più x2 più x3 uguale a 5, e ciascuno prende più di 0 perché ci siamo limitati al primo ottante. Adesso vogliamo disegnare le altre condizioni, per esempio x1 più x2 maggiore o uguale di 1, e mettiamo x1 più x2 uguale a 1. Perché qui abbiamo x1 più x2 uguale a 1? Beh, qui abbiamo x1 più x2 uguale a 0. Su qui abbiamo x1 più x2 uguale 5, io non sono tanto precisa, però x1 più x2 uguale 1 starà un po' più vicino a x1 più x2 uguale 0. Quindi potrebbe essere questa retta. Da che parte stanno quelli maggiori? Beh, da questa parte di qui, ok? Poi abbiamo x2 più x3 uguale a 3, lo mettiamo qui, perché x2 più x3 uguale a 0 sta qui. X2 più x3 uguale a 5 sta qui e x2 più x3 uguale a 3 lo mettiamo qui. Poi abbiamo x2, no,
No, scusate, 2 più 3. No, ho sbagliato, è uguale a 3 e questo è x1, questo è un 1. Questo è x1 più x3 uguale a 2, certo, perché dunque x1 più x3 uguale a 0 è qui, x1 più x3 uguale a 5 è su questa retta, quindi x1 più x3 uguale a 2 sarà più o meno qui. Ho segnato i punti in cui intersecano, ovviamente dove c'è maggiore è dalla parte che va dalla parte del maggiore e il nucleo viene formato da tutti questi elementi. Vi torna? Questo disegno dovrebbe essere esplicativo. Vediamo se nessuno scrive. Completamente disorientati o completamente chiaro? Allora. Io non ho capito, giusto. Allora, primo, avete capito cos'è questo triangolo? Andiamo per gradi. Quello l'avete capito tutti? Solo Silvia mi parla. A me sembra di fare lezione solo a Silvia. Va bene, gli altri hanno capito. Cos'è quel triangolo? È semplicemente l'intersezione del piano x1 più x2 più x3 è uguale a 5 con il primo ottante. Ok? D'accordo. A quel punto abbiamo la sezione di R3 in cui vivono le allocazioni minori del totale. No, le allocazioni uguali al totale. Le allocazioni in cui la somma è uguale al totale, perché siamo sul piano. Minori sono tutte quelle che stanno anche sotto, ma io voglio solo quelle uguali, perché tanto, no, scusate, le allocazioni sono già quelle che hanno, vabbè, sì, è quel piano lì, l'ho capito. Allora, adesso abbiamo la complicazione di disegnare le condizioni di razionalità individuale. Guardiamone una. Guardiamo x1 più x2 più x3 maggiore o uguale di 3, giusto? Perché b di 2, 3 vale 3, quindi vogliamo che x2 più x3 sia maggiore o uguale di 3. Ok. Allora, per vedere dove stanno le allocazioni che hanno x2 più x3 maggiore o uguale di 3, prima guardo quelle che hanno x2 più x3 uguale a 3. Allora, questo punto, 5, 0, 0, ha x2 più x3 uguale a 0. Ok? Su questo segmento, all'interno del nostro piano, abbiamo x2 più x3 uguale a 5, perché qui abbiamo x2 più x3 uguale a 5, qui abbiamo x2 più x3 uguale a 5, x1 più x2 più x3 uguale a costante uguale a 5, quindi x1 uguale a 0, qui x2 più x3 è sempre uguale a 5. Fino a qui siete d'accordo? Su questo segmento x2 più x3 è uguale a 5. Okay. E qui è uguale a 0. Allora, spostandoci in questa direzione, x2 più x3 cresce da 0 a 5. Ci sarà un punto in cui è uguale a 3. Disegnato malissimo perché io l'ho fatto a cavolo, però questa dovrebbe, non so esattamente a che punto, bisognerebbe misurare. Questa qui per me è la retta x2 più x3 uguale a 3. Dov'è che x2 più x3 è maggiore di 3? Beh, non certo di qui, non certo in questo triangolino, perché qui ho x2 più x3 uguale a 0, quindi di qui decresco e di qui cresco. Quindi x2 più x3 maggiore o uguale di 3 ce l'ho da questa parte. E con questo, diciamo, con questa limitazione x2 più x3 maggiore o uguale di 3, io mi metto dalla parte del trapezio che sta a destra di x2 più x3 uguale a 3, non la figura già finale che è il nucleo, ma questo trapezio qui. Ok? Questa è la prima condizione. Le altre le calcolate allo stesso modo. Questa è x1 più x2 uguale 1, maggiore o uguale 1 è questo trapezio. Questo è x2 più x, e questo è x2 più x1 più x3 uguale 2 e quindi abbiamo quell'altro trapezio. Se li interseco tutte e tre, trovo quella figura lì che lungi dall'essere vuota, costante
contiene un sacco di elementi e quello è il nucleo. Il nucleo si calcola così, o lo calcolate facendo, scrivendo le disequazioni e trovando tutte le cose che soddisfano tutte e tre le disequazioni, ma se lo disegnate è più bello, è più facile da capire. Qual è qui l'idea? Come mai questo nucleo è così grosso, mentre il nucleo del gioco di maggioranza era addirittura vuoto? Beh, intuitivamente, più le coalizioni intermedie sono forti, più il nucleo si rimpicciolisce, perché è chiaro che più devo dare alle coalizioni intermedie, più è difficile che ci sia una suddivisione che dà abbastanza a tutti. Qui le coalizioni intermedie sono relativamente deboli rispetto alla coalizione totale che prende addirittura 5, no? Mentre invece nel gioco di maggioranza le coalizioni intermedie prendono addirittura tanto quanto la coalizione totale e quindi la suddivisione diventa impossibile, quello intuitivamente. La realtà sono i conti. Ok, adesso passiamo qui. Allora, finora abbiamo parlato di suddivisioni, no? L'altro esempio che vi avevo fatto nel gioco di maggioranza era un'interpretazione diversa dei giochi cooperativi ed era quella dei giochi dei consensi elettorali in qualche modo, no? C'è un insieme di individui che devono far passare una mozione, ci sono delle coalizioni che si chiamano vincenti, per cui passa la coalizione e queste hanno valore 1, altre che non sono vincenti, per cui non passa la mozione e quelle, supponiamo, che abbiano valore 0. Allora, cioè questi giochi si chiamano giochi semplici. Sono giochi in cui ogni coalizione o è vincente o è perdente. Cioè i valori delle coalizioni non possono essere che 0 o 1 e la coalizione totale si suppone che abbia valore 1, cioè se tutti si mettono d'accordo passano, la mozione passa. Allora è un concetto, una situazione ben diversa da quella in cui dobbiamo spartirci qualcosa, no? Qui non c'è niente da spartire, c'è una mozione da far passare. E nel momento in cui passa, cosa spartiamo? Quello che noi siamo interessati come scienziati politici o sociologi è andare a valutare il valore delle singole, dei singoli individui, delle singole coalizioni, che non è assolutamente detto che sia proporzionale al numero degli elementi che ci sono, perché non c'è solo la maggioranza semplice, no? Ci sono tanti consessi elettorali, tante possibilità. Allora, un gioco si dice semplice se VDS è uguale a 1 oppure VDS è uguale a 0 e inoltre VDN è uguale a 1. Va bene. Va bene. Questo l'abbiamo detto. Facciamo un esempio che è l'ultimo di oggi, che per il momento, avendo studiato solo il nucleo, sarà un po' limitativo, però la prossima volta studieremo altri concetti di soluzioni più adatti alla situazione in cui parliamo di giochi semplici. Allora, l'insieme dei membri dell'ONU, i membri dell'ONU sono 15 e 5 sono permanenti, gli altri non sono permanenti. Mi sembra che ogni anno vengono eletti 5 stati che durano in carica 2 anni, quindi gli altri 10 sono 5 eletti l'anno stesso e 5 eletti l'anno precedente. Mentre ci sono i 5 stati permanenti che sono i vincitori della guerra, no? Della seconda guerra mondiale, cioè mi sembra Francia, Inghilterra, Unione Sovietica, Stati Uniti e Cina. Cosa succede? Quando una mozione all'ONU può passare, cioè quando una coalizione è vincente, intanto perché una mozione passi
è necessario che ci siano tutti gli stati permanenti. Se uno degli stati permanenti vota contro, la mozione non passa. Può anche astenersi, ma in questo caso l'astensione è equivalente è un segnale esterno al passaggio della mozione. Cioè, uno stato può astenersi per dare un segnale, dire a me questa mozione non piace, però la lascio passare lo stesso. Quindi al fine di vincere o non vincere, per la mozione, il fatto che uno si astenga è come se la votasse. Non è la stessa cosa in termini di visibilità, ma dal punto di vista della mozione è così. Allora, le coalizioni vincenti sono quelle che contengono i cinque stati permanenti, ma ovviamente questo non basta, se no era inutile metterne 15. Inoltre, devono essercene altri quattro, cioè la cardinalità della nostra coalizione deve essere maggiore o uguale a 9. Ci chiediamo come è fatto il nucleo di questo gioco. Allora, c'è un concetto relativo ai giochi semplici che dobbiamo introdurre, vogliamo introdurre, che è quello di giocatore di veto. Noi ieri abbiamo visto, a proposito del teorema di Harrow, il concetto di dittatore. Qui invece vediamo il concetto di giocatore di veto. Cos'è un giocatore di veto? Un giocatore di veto è un giocatore che soddisfa la proprietà che se lui non appartiene alla coalizione, il valore della coalizione è zero, cioè il fatto che lui se ne vada dalla coalizione implica che la mozione non può passare. Allora, i nostri cinque stati permanenti sono giocatori di veto, non sono dittatori, perché un dittatore è uno che soddisfa la proprietà che se lui vota la mozione passa. Allora, la Francia da sola non può far passare niente perché è un giocatore di veto, perché se lei non sta nella coalizione la mozione non passa, però da sola non può far passare la mozione perché deve, cioè perché non può, no? Devono esserci gli altri quattro giocatori di veto e altri quattro giocatori non di veto, altri quattro stati non permanenti. Allora. Oh, niente, finito. Qui vi ho messo degli esercizi. Allora, come è fatto il nucleo del Consiglio di sicurezza? Vediamo se vi viene in mente qualche idea. Le coalizioni vincenti devono avere uno, devono prendere maggiore o uguale di uno. Quindi è possibile che uno stato non permanente abbia qualcosa nel nucleo? Cioè il nucleo può dare qualcosa secondo voi? Ma vedete anche voi? Cos'è che fa? Boh. Vedevo dei segnali strani nell'immagine. Forse è il sole che sta facendo dei giochi strani. Forse non li fa più, speriamo. Allora, secondo voi, intuitivamente, poi vi fate i conti come esercizio, ma secondo voi può dare nel nucleo può esserci qualche allocazione che dà epsilon a uno stato non permanente? Vediamo cosa dice. No, come le mani destre dei guanti? Sembra un po' di sì, eh? Eh sì, perché lì, scusate, il guante sinistro è un giocatore di veto, no? Il guante sinistro è un giocatore di veto perché
se lui si toglie da qualunque coalizione, è un esempio molto più banale di questo, ma il guanto sinistro nel gioco dei guanti è un giocatore di veto. No, non può, uno stato non permanente non può avere qualcosa. Perché? Perché se lui avesse epsilon, gli stati permanenti tutti insieme avrebbero meno di epsilon, giusto? E allora, se gli stati permanenti si accordassero con altri quattro stati diversi da quello lì, dovrebbero poter far passare la mozione, quindi dovrebbero prendere più di uno, ma non possono prendere più di uno perché qualcosa è andato a questo stato non permanente intuitivamente, che ha preso più di zero. Ok? Allora, d'accordo, quindi gli stati non permanenti intuitivamente non possono prendere niente. E gli stati permanenti? Prendono tutti uguali. Beh, se prendono tutti uguali sta nel nucleo, certo. Ma per esempio, se prende uno la Francia e zero tutti gli altri, sta nel nucleo o no? Dovete vedere se ogni coalizione vincente. Sì, ci accordo. Prendo. Se prendo, sono d'accordo che l'allocazione un quinto, un quinto, un quinto agli stati permanenti e zero a tutti gli altri sta nel nucleo, certo. Ma adesso vi faccio un'altra domanda. Anche l'allocazione che dà tutto alla Francia e zero a tutti gli altri sta nel nucleo o no? Non sta nel nucleo, cioè dobbiamo verificare che V di una coalizione che contiene tutti gli stati membri, gli stati permanenti e altri 4 è maggiore o uguale di 1. Se prendo tutti e 5 gli stati e uno di questi ha 1 più 4 stati non permanenti e tutti, sia quelli permanenti diversi dalla Francia, chissà perché oggi mi è venuto in mente la Francia, sia gli altri, prendono zero. Ok? Questa coalizione sta nel nucleo? Silvia dice che ci sta. Qualcuno non è d'accordo? È sul bordo del nucleo, certo. Sul bordo come l'abbiamo disegnato prima. Adesso disegnarlo sarà un po' complicato perché ci sono troppi elementi, ma insomma, il bordo è in uno spazio di dimensione 15. Ok, ci sta lui. Ok, ha sbagliato. Bene. Ma adesso mi sapete dire quali sono tutte le allocazioni che stanno nel nucleo? Adesso io ho fatto l'esempio di 100, vabbè, ovviamente ho preso la Francia, potevo prendere l'Inghilterra, potevo prendere tutti gli altri, no? Però, allora, abbiamo detto un quinto, un quinto, un quinto, ok. 100, ovunque metto 1 va bene. Ce ne sono delle altre? Ma una mega coalizione degli stati non permanenti non ha pure lei potere decisionale? Sì, hanno bisogno di altri voti. Senza altri quattro stati la mozione non passa. Che poi dopo li paghino, però è esterno al modello. Cioè che ci siano metodi poco puliti di far votare è un altro discorso. È il simples? No. Il nucleo è il simples? No, il nucleo non è. Ah, sì, scusate.
Beh, il nucleo non è... Il nucleo... Dunque, dovete dirmi chi sono le allocazioni. Il simplesso, ok, cioè quello che volete dire è che cinque stati permanenti si possono dividere a torta a piacimento, cioè tutte le allocazioni che soddisfano x1 più x2 più x3 più x4 più x5 uguale 1 e tutti gli altri uguale a 0 stanno nel nucleo, ok? Cioè le allocazioni che stanno nel nucleo sono tutte le allocazioni x1, xn, supponiamo che x1, x2, x3, x4, x5 siano gli stati permanenti, sono tutte le allocazioni x1, xn, tali che x1 più x2 più x3 più x4 più x5 fa 1. Siete d'accordo? Ok, adesso vi faccio un'altra domanda. Questa soluzione... Che cosa si, cioè, che in un caso di spartizione di qualche cosa potrebbe essere sensata, no? Questi si possono spartire in qualche modo la torta, se quella lì fosse una torta, e boh, come spartirsela sarà un altro problema, ma una spartizione diversa da quella sarebbe irragionevole. Diciamo, il nucleo dice solo questo. Se il nucleo non è vuoto, lì dentro ha un senso farsi una spartizione. Se il nucleo è vuoto, boh. Ammesso però che ci sia da spartire qualcosa. Qui, in un modello di questo genere, non c'è da spartire niente. È lo scienziato politico che in qualche modo vuole appiccicare un numeretto al potere che hanno i singoli tizi. Allora, in questo caso, una soluzione come il nucleo è particolarmente insensata. Perché? Perché non è una torta da spartire, è una valutazione del potere dei tizi, no? Allora, se diamo una valutazione del potere dei tizi, al massimo, e io non ci credo, potrebbe essere un quinto, un quinto, un quinto, non qualcos'altro. Però neanche un quinto, un quinto, un quinto a tutti mi convince, perché non è vero che gli altri non hanno nessun potere. Perché loro da soli non fanno bene niente. Quindi gli altri hanno un potere a occhio inferiore a quello degli stati permanenti, ma non è che hanno potere zero. Ok? Perché se tutti se ne vanno dalla coalizione, non passa. La mozione non passa. Quindi se vogliamo dar conto del potere dei singoli stati, all'interno del Consiglio dell'ONU, in qualche modo, se ci interessa questo, ed è un problema da scienziato politico, dobbiamo trovare un altro concetto di soluzione che non si basa sul fatto che c'è qualcosa da spartire, si basa sul fatto che noi vogliamo valutare in qualche modo il potere a priori, prima di votare, no? E se ci pensate, potere non... Vabbè, sì, certo, hai ragione di dire che non tutti danno lo stesso valore, ma qui è una cosa proprio diversa, nel senso che qui il valore non è un valore che loro valutano, è un valore che noi a priori dobbiamo dare al fatto di riuscire a far passare la mozione. Non è il valore della mozione. Allora, l'idea è che ci vuole un altro concetto di soluzione, che è quello che vedremo la prossima volta, che magari non soddisferà per altri versi. Per esempio, qui il fatto di stabilità che avevamo stabilito quando, che avevamo pensato quando si parlava di la coalizione se ne va perché gli danno di meno. Qui non c'è nessuna coalizione che se ne va perché gli danno di meno. Stiamo solo valutando il suo potere. E quindi se quella coalizione lì si accorge che noi gli diamo un potere 4 quinti invece di uno, lei se ne fa un baffo, no? Cioè non è, no, non gli importa niente di quello che noi pensiamo. A lei gli importa di far passare la mozione, non quanto potere gli diamo, quanto potere nella nostra testa c'è per
diamo a quelle singole persone, a quei singoli stati, no? Quindi è un problema veramente diverso, anche se poi nella formalizzazione matematica sembra lo stesso. Questo è il motivo per cui nei giochi cooperativi i concetti di soluzione sono tanti. Perché? Perché le formalizzazioni possono essere uguali, ma vengono da problemi diversi che presuppongono storie diverse e quindi l'idea di soluzione che va bene per una certa storia non va bene per un'altra storia. Il concetto di nucleo è ragionevole, a parte tutti i suoi problemi che sono il fatto che può essere vuoto, può contenere troppe cose e quindi non sappiamo come scegliere all'interno del nucleo. Cioè, certamente una soluzione che non gode della proprietà di essere unica ci mette in difficoltà, quando poi vogliamo dire facciamo così, no? Però comunque ha un senso, perché dà conto della stabilità delle coalizioni. Cioè ogni coalizione non ha interesse ad andarsene perché gli diamo abbastanza, perché lei sia contenta, perché lei prenda di più di quello che si può procurare da sola. Ok? Va bene. Vi è chiaro? Adesso ovviamente non può esservi chiaro cos'è l'altro tipo di soluzione, perché ne parleremo tra 3 settimane, non ci vediamo per 3 settimane, perché io nel preparare il calendario avevo pensato che le 2 settimane di Pasqua erano 2 settimane in cui la gente di solito se ne va, non si sa bene quando torna, e quindi le avevo saltate. Ovviamente la situazione è cambiata, ma ormai il calendario, Pasqua sarete a casa a rompere le uova, chissà quali portate, andate a comprare con fatica, ma insomma... questo è, e ormai il nostro calendario è quello lì. Però giusto perché non ci vediamo per un po', oggi non ho messo online le slide, perché siccome ieri c'erano degli errori li ho corretti, ho pensato che magari oggi ce ne sono degli altri e li facciamo sostituire una volta sola al povero Griffini, che è sempre lì a dover sostituire le mie slide. Allora, qui vi ho messo un po' di esercizi che vi invito a fare, o magari se ho tempo ne metto degli altri nei prossimi giorni. Qui c'è un gioco in forma estesa da trasformare in forma strategica, trovando gli equilibri di Nash. Poi c'è un esercizio sul problema di contrattazione di Nash. Poi c'è un esercizio sugli equilibri di Nash. Qui un altro equilibrio, equilibri di Nash e strategie miste. E qui un altro problema di contrattazione, vi metterò qualche esercizio sul calcolo del nucleo, così magari vi impratichite nel fare quei disegnini che in teoria sono in dimensione 3, ma poi diventano in dimensione 2. Ok? Allora, vediamo se c'è qualcuno che mi dice qualche cosa. Nessun altro? Allora, chiaro che il valore della risoluzione non mi interessa niente. Di tornare al gioco semplice, mi sono persa. No, le slide sono sul sito del Collegio Borromeo quest'anno, Perché io, non andando in dipartimento, non riesco a caricare le slide sulla mia pagina. Quindi le slide le carica il dottor Griffini sul sito del dipartimento. Sì, certo che potete scrivermi via mail, così so cosa fare. Gioco semplice? Non ho capito. Aspetta. La definizione di gioco semplice? Ho capito giusto? Sì. Beh, la definizione di gioco semplice la vedrai, perché le slide domani saranno online, però non mi costa niente tornare alla definizione. La definizione di gioco semplice è questa qui. Aspetta, ecco, si dice semplice se VDS è uguale a 1 oppure VDS è uguale a 0. C'è solo 2 possibilità per i valori delle coalizioni, o 0 o 1. E inoltre VDN uguale 1.
Normalmente questi giochi sono quelli di voti, insomma, in cui c'è una mozione da far passare, però, per esempio, il gioco di maggioranza semplice lo possiamo anche interpretare come l'abbiamo interpretato all'inizio, cioè il tesoro da andare a prendere dall'altra parte del fiume. Per dire che un gioco è semplice, vogliamo che le coalizioni abbiano valore o 0 o 1. Poi l'interpretazione dipende da quello di cui ci stiamo occupando. Vediamo se c'è ancora qualcuno. Ok, va bene. Allora, vi auguro, sarai? No, perché il 28 aprile? Oggi cos'è, l'1? C'è nella locandina, però oggi è l'1. Ieri era il 31, il 7 e il 14 no, ma il 21 direi di sì, mi sembra di sì. Guardate sulla locandina, perché adesso non vorrei essere in tilt, ma quello che c'è scritto sulla locandina accadrà. Allora, vi faccio auguri di buona Pasqua, mi raccomando, fate gli esercizi, scrivetemi, io ne metterò degli altri online, sempre sul sito del Borromeo, perché io non riesco a metterli sul mio, negli altri anni li mettevo sul mio. Allora, tanti auguri.